Salve a tutte e tutti voi, amiche ed amici miei di YouTube. Qui è il vostro Santen Chan che vi parla. E niente, cioè vorrei compartire con voi delle considerazioni che mi vengono lì per lì, ogni tanto. Infatti ogni tanto ho fatto dei video e li ho condiviso con tutte e tutti voi. Quindi, a frappè, il tema del giorno. 3, 2, 1, ciak! Ciak! Cambiamo prospettiva. E quindi parliamo, oggi che tengo il cellulare Nokia Asha 302 da 3,2 megapixel, con la mano invece di metterlo come supporto in un fiasco di plastico col tappo che c'ha una ranura, ma tanto a voi non ve ne frega. Quindi, ma di solito quando lo vedete, quando vedete la ripresa che vedete il tavolo, ecco il tavolo. Significa che io l'ho appoggiato su un fiasco e l'ho messo in fondo al tavolo, che adesso si è girato perché prima stava, diciamo, la parte più larga stava di traverso. Adesso invece, con rispetto a me, la parte più stretta sta davanti a me, non la parte più larga. Quindi gli abbiamo dato un giro, ma anche questo forse non ve ne può fregare. Quindi, vabbè, facciamo un altro taglio per introdurre il tema del giorno. 3, 2, 1. Tema del giorno. Tanto chi mi segue sa come faccio i video, chi non mi segue imparerà a conoscermi e magari anche a seguirmi. Io mi sono sempre chiesto come mai, per fare tutti i programmi che la RAI fa, facessero pagare tanto. A parte a chiedermi quello, mi sono anche chiesto come mai da un terzo a due terzi della programmazione della RAI fossero tutti programmi di intrattenimento. Ora mi spiego. Fin da quando io ero piccolo, sono nato nel 69, quindi stiamo parlando della prima metà della decada del 70, fino al 75-76, ma anche oltre, fino ai nostri giorni. Però io ho avuto coscienza, guardando la tele, che c'erano poche cose che si ripetevano. Il calcio, che è un oppio dei popoli, serve a distrarre la gente. Domenica In, che non so fino a che data l'hanno trasmesso. Fantastico, che era un gioco premi o un concorso o una specie di Domenica In stagionale abbinato alla Lotteria Italia. Poi tutti i programmi, che adesso c'è la giostra dei gol sul calcio, perché non bastava trasmettere il calcio, bisognava anche trasmettere sul calcio. E quindi questo fantastico che hanno fatto Fantastico 1, Fantastico 2, Fantastico 3, Fantastico 4, Fantastico 5, era abbinato alla lotteria, ma anche alla canzone, allo spettacolo. E poi un sacco di giochi a premio, di quiz, dalla mattina alla sera, che sono progressivamente diventati sempre più stupidi, perché le domande sono sempre più diventate qualcosa di meno importanti nei quiz, nei giochi a premio. Alla fine, le domande nei giochi a premio sono arrivate a essere un accessorio,
anche molto stupide e banali, fino a che sono state sostituite con delle prove di forza, tipo nella Fininvest hanno fatto dei giochi dove era un espediente rispondere alla domanda, che molte volte era stupida e scontata. Bisognava schiacciare un bottone con un martello, correre dall'altra parte dello studio, tirare una campana, suonare per primi una campana, poi andare a picchiare a un sacco di pugilato, tuffarsi in una piscina a nuotare, arrivare primi. Tutte queste forze, queste prove di resistenza fisica e di destrezza per non rispondere alla domanda. Adesso si è arrivati al clou, al massimo. Per esempio con il gioco dei pacchi, dove bisogna scegliere il numero di un pacco per scambiarlo col proprio, per accettare l'offerta, per accettare la busta. D'altra parte già Mike Bongiorno ha lanciato nei suoi programmi delle buste e lui stesso si è detto meravigliato come a volte alla gente gli piaceva di più guardare come i concorrenti girassero la ruota della fortuna che non ascoltare le domande o vedere se potevano rispondere in forma corretta. È come se nei giochi televisivi a premio, nei giochi quiz televisivi, si sia instaurata una specie di ludopatia, come quella che hanno gli afflitti dal gioco nelle sale da giochi, nei casinò, come quello nei casinò, come quelli di Las Vegas, dove la cosa più importante per chi gioca alla slot machine non è tanto di vincere come di tirare giù la leva costantemente. A volte neanche si accorgono di aver vinto e continuano a mettere monetine e a tirare giù la leva della slot machine, perché diventa un movimento meccanico al quale sono fortemente assuefatti. E anche chi va a giocare alla roulette è più l'apostare quello che lo eccita che non il vincere, quindi magari può vincere una fortuna e continuare a giocarsela perché il gesto compulsivo di mettere le fiche nei numeri, nei colori in giro così. Un gioco che dà poca dipendenza, ma ve lo sconsiglio, è la roulette russa, perché lì da un momento a un altro non giochi più. Come diceva una canzone, non so se di Mina Milva, basta, non gioco più, me ne vado via. Al Camposanto. Io fra l'altro mi sono sempre chiesto, ma sarà la televisione, saranno i media che impongono degli standard al pubblico sempre più bassi, sempre più poveri, sempre più scarni? Oppure sono i media e la tele che si abbassa, si adegua, si adatta per sopravvivere agli standard del pubblico, sempre più bassi, sempre più poveri, sempre più miserabili. Chi è che influenza a chi? È il pubblico che segue sempre di meno programmi elaborati, quiz sempre meno difficili, oppure gli si impongono delle tendenze? Io credo forse che è un cane che si morde la coda. Da una parte i media sono sempre più commercializzati, quindi vogliono vendere delle papine predigerite facili da assimilare, e dall'altro il pubblico che culturalmente parlando, forse anche dal punto di vista dell'istruzione, è sempre più ignorante, sempre meno educato, che vuole delle cose prete à porter,
Non a caso nel nostro paese si legge sempre di meno, si guardano dei film sempre meno belli, perché il cinema italiano, il cinema di una volta, quello sì che era cinema. Il teatro di una volta, quello sì che era teatro. Addirittura la tele di una volta, quella magari sì che era tele. Adesso devono ricorrere alla parolaccia, a un umorismo che non riesce a capire. Quindi ripeto, sarà che il pubblico vuole vedere più coglionate, povere in spirito, ma anche povere in contenuto? O è che sia ridotto la gente in questo stato per colpa di una programmazione premeditata dei mezzi di comunicazione e dei media che vogliono manipolare le menti delle persone controllandole e per farlo le riducono ad avere idee molto semplici attraverso di programmi banali? Perché sembra, almeno nella programmazione televisiva italiana, che è imperativa la volgarità, la demenza, non so, io molte volte che accendo la tele la spengo e vado ad aprire un libro, perché le cose scontate che dicono, a eccezione di pochi programmi, sono veramente mostruose. Quindi, come dire, forse sono vere le due cose, forse nessuna delle due. Forse la gente, per inerzia, come l'acqua, scorre verso il basso, verso la banalità, la volgarità, il populismo, la demagogia. Non si coltiva e quindi accetta tutto quello che gli danno. E per ridurre gli sforzi di produzione ed anche i costi, li accontentano. E così è anche più facile soddisfarli. E magari impongono dei criteri, dei canoni e delle mode che spingono la gente a valorare sempre di più prodotti scadenti. Per quello che da sempre, anche se si sono degradati col tempo, taglia qua, taglia là, per andare sempre più incontro alle esigenze del grande pubblico, perché se vuoi avere ascolti non basta fare un programma a quiz per pochi intellettuali, per i professori e accademici ed universitari o per i maestri e professori di scuole secondarie e primarie. Devi fare un gioco a quiz che seguano milioni di persone. Allora, per quello che si fanno sempre meno domande che abbiano a che fare con la cultura, con lo sport, con qualsiasi cosa, perché devi fare una gran audience. Deve essere tanto un professore universitario a seguirti come un analfabeto, tanto un ricco come un povero, uno abituato a leggere un libro alla settimana o al mese, come chi non ha mai letto un libro in vita sua, a parte magari quelli che ha dovuto leggere studiando. Se ha studiato bene, magari si è diplomato a pelo con il 6 nella scuola primaria e non si ricorda nulla di quello che ha studiato. Quindi i giochi a premio li devono vedere tutti, perché altrimenti semplicemente sospendono la programmazione. Non hanno audience, non hanno pubblicità. Poi oggi con internet si sa subito chi guarda i programmi. Non come ieri, che l'Auditel, la società che monitorava gli ascolti, metteva 1.000 o 2.000 apparecchi e poi magari i risultati erano un po' truccati, perché c'era una o due televisioni di Stato per forza che i programmi di Mike Buongiorno negli anni 60, 70, 50 ci avevano.
c'avevano il 60 o l'80% di sharing, una cosa del genere, di ascolto, semplicemente perché c'era Rai 1 per molti anni, poi è venuta Rai 2 e poi ultimamente Rai 3, quando già la televisione italiana, lo spettro dei canali era aumentato enormemente, si era commercializzata, ma per molte decadi c'è stata solo Rai 1, poi Rai 2, e quindi era facile avere un numero di ascoltatori pazzesco. Oggigiorno no, non puoi fare un qualche cosa fra virgolette di intellettuale come quello che faceva Mike Bongiorno, aspettandoti di avere lo stesso numero di ascoltatori. Perché oggigiorno, oltre a tutti i canali privati, oltre ai canali che si vedono attraverso la pay per view, le antenne satellitari e il digitale terrestre del resto di Europa e di tutta Italia, oggi c'è internet. Sono più le persone che hanno uno smart TV per guardare i video di YouTube come i miei, e ogni video caricato in internet, piuttosto che le persone che hanno uno smart TV per guardare anche attraverso internet ciò che è caricato in una televisione convenzionale. Quindi qui finisce la mia breve riflessione. Ma perché ci rifilano tanti giochi a premio? Ci vogliono idiotizzare o assecondano la nostra idiozia? Non lo so. Comunque sono calati in qualità, perché già non si fanno domande intellettuali, ma si devono aprire pacchi con i numeri, si deve indovinare il numero di lenticchie in un fiasco, vi ricordate, no? Della Carrà. Si devono fare cazzate di questo genere, perché già a rispondere a domande di storia, di geografia, io ho visto in internet, in un programma, come si sono sbagliati di una data. Un concorrente ha risposto che Mussolini e Hitler si erano incontrati nel 1955, non nel 35, eppure era una domanda multiple choice. Poteva scegliere 35, ha detto 55. Quindi la seconda guerra mondiale, secondo quel concorrente, quando sarebbe finita? Nell'85, non so. Vabbè, a Vietnam si dovrebbe ancora fare la guerra americana in Vietnam. Vabbè, allora qui il vostro Sant'Enchan vi saluta, cercando di capire ancora una volta perché noi, popolo italiano, ci facciamo gabbare dalla politica. Perché seguiamo queste frescacce dei giochi a premio, perché seguiamo troppo l'oppio del popolo, che è il calcio, oltre le religioni, e perché niente, poi ci gabbano i partiti politici e ci fanno accettare delle cose che sono inaccettabili, perché ci rincoglioniscono col calcio, coi giochi a premio, con le trasmissioni stupide, invece di leggere di più. Noi stiamo seguendo il calcio minuto per minuto e tutte le altre fesserie. Vabbè, che vergogna che sento, vergogna estranea altrui. Comunque vi saluto, ciao dal vostro Sant'Enchan, cari amiche ed amici, e divertitevi, continuate a divertirvi, a spassarvela, che ci sono problemi molto più seri come il cambio climatico, le guerre che abbiamo alle porte di casa, il terrorismo, ma tutto quello per la RAI non conta. Conta farvi divertire, perché un popolo distratto è un popolo più facile da controllare e non crea problemi. E così noi non obblighiamo, come fanno altri paesi in Europa, in Islandia, i nostri governi di turno a affrontare i problemi. Fanno quel cazzo che vogliono proprio perché voi rimanete distratti da questi specchietti per le allodole. Adesso non mi va più di dire nulla, poi devo caricare il video e si fa largo. Ciao, ciao di nuovo, ciao.